Ok, sto riprendendo. Ciao cucchiaine d'eroine. Allora, oggi mi è arrivato un pacco che è arrivato praticamente in 6 giorni e praticamente sono piercing. Ho fatto l'ordine da Crazy Factory e sono felicissimo perché comunque è tanto che non facevo un ordine lì e poi perché avevo dei bonus, ovvero dei soldi accumulati, dei points che praticamente mi sono serviti e ho preso qualcosa a meno prezzo proprio perché avevo questi points. Mi sa che ho rotto già qualcosa. Faccio questo video perché ho preso cose bellissime a poco prezzo. In tutto ho pagato meno di 20 euro se non ricordo male. Questa è la fattura. Ho pagato in tutto, qua non c'è il totale, no. C'è il prezzo di ogni singola cosa, 19,82. Più avevo un 2 euro di sconti, me l'hanno tolti. Comunque, vi faccio vedere tutto, 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 tutto. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa, che è praticamente una... Ok, fatemi riprendere un secondo. Questa è praticamente una pinza per fare il piercing. Siccome volevo fare il Monroe, siccome voi sapete già che tutti i piercing che ho avuto li ho fatti io, perché io li so fare, ne sono capace, andrò a fare questa che praticamente l'ho presa pochissimo. Vi lascio comunque tutto nell'info box, non vi preoccupate. E questa mi sembra comunque che è stata, perché è quella che è costata di più. $2,99, cioè questo è il massimo del massimo. Comunque questo è monouso, ovvero che puoi utilizzare solo una volta e solo tu, non è come quelle professionali. Poi ho preso l'olio di jojoba, perché praticamente questo è buonissimo per disinfettare. Volevo provare a disinfettare poi il piercing con l'olio di jojoba. Ne ho preso due bustine. Poi ho preso... Questo che cos'è? Ah, questo è per l'appunto l'ago, per fare io poi il piercing, il Monroe. Sto prendendo un po' random, sono tantissime cose. Poi ho preso questo piercing per l'appunto per metterlo come Monroe. Ne ho preso uno così e uno leggermente più grande perché poi devo confrontare perché... È normale, quando fate praticamente un piercing nuovo, c'è il problema che vi gonfia un po' la parte per qualche giorno. Oh mio Dio! Poi ho preso questo qua, che è un flash tunnel, perché come potete vedere io il buco qua. Volevo riallargarlo e ne ho presi di varie misure. Questo non mi ricordo che misura è. 10, questo è 10 di misura. Perché mi sembra che ho un 8 ed è tutto così glitterato, cioè una meraviglia. Ne ho presi altri comunque, vediamo quello che esce. Poi ho preso questo piercing che volevo metterlo per la lingua, però mi sa che ho sbagliato perché è troppo piccolino, cioè devo prenderlo più lungo come lunghezza, però dai, alla fine carino anche questo. Poi ho preso quest'altro che è favoloso. Perché c'ha rosa e blu e c'ha tipo tutta questa fantasia carinissima e adoro. Poi cosa ho preso? Che c'è qua di duro? Ah, mi hanno messo tutto dentro una scatoletta. Ok, altri oggetti che avevo preso in una scatoletta, meglio così. L'apriamo per ultimo allora quella. Poi ho preso un Circular Barrel, che questo di solito lo metto qua. Che ho ancora i buchi aperti, oppure non so. Tanto questi tre, il destro, il sinistro e il centrale, li ho ancora aperti, anche il septum, anche se non li metto mai, che comunque posso farmi dei cambi. Ho preso vari piercing proprio per farmi dei cambi perché sono rimasto senza piercing e senza palline. Poi ho preso questa di qua come dilatatore che è un po' più piccolino, proprio perché non so che dimensione ha momentaneamente il mio lobo e ha questa fantasia, diciamo, con le stelline. Carinissimo anche questo. Poi questo che ho adorato tantissimo e adoro perché ha tutta la fantasia floreale, tipo vintage.
adoro. Poi cosa c'è? Mamma mia, ancora cose. Ecco, questo piercing, che è finissimo, con la barretta finissimo. Mamma mia, quanti. Ecco, questo è l'altro che è leggermente più lungo per metterlo qua, per fare il Monroe. Anche se aspetterò di fare il Monroe e non lo farò su YouTube perché è successo un finimondo con una YouTuber famosa e io non lo farò più, lo farò al di fuori di YouTube, quindi questo. Poi ho preso questo, che cos'è? Ah, questo è un tatuaggio che mi piaceva la fantasia, costava pochissimo e poi lo faremo insieme. E quindi non ve lo svelerò. E in questa cassetta troviamo, c'è lo scotch, benissimo. Quindi non dovrebbe essere difficile da aprire, difficile il cavolo. Cioè, proprio qua dentro ci sono le cose più fighe in teoria e io sto perdendo tempo per aprire. Quindi la cosa bella di questo sito è che comunque i piercing costano pochissimo, perché ho pagato tutti intorno a un euro e qualcosa. E poi un'altra cosa figa è che comunque trovate di tutto, dalle cover, gli orecchini, dei pendenti, eccetera. Cavigliere, ciglia finte. Mamma mia, l'hanno proprio sigillato. Io odio le cose così sigillate, che poi sono tutte nelle loro bustine, quindi in teoria non è che scappano. Mamma mia, durissimo. Perché l'ho rotto così facevamo prima, perché non voglio fare stile follettina creation che ci sta 3 ore ad aprire un pacco. Allora, poi ho preso questi che volevo metterli come snack bite, ovvero uno destra e uno sinistra, e sono uno dalla parte destra e uno dalla parte sinistra, e vengono tipo a serpente, sono favolosissimi. Poi ho preso, penultima cosa, questo pendente con la piuma e il brillantino, quindi ci metterò poi un filo con una collana, oppure potrei aggiungerlo anche al choker, boh, non lo so. Cioè, non lo so, ce lo vedete voi? Cioè, bellissimo comunque. E poi, ultima cosa, ho preso degli orecchini di legno, perché io comunque ho 3 buchi qua nell'orecchio, anche se momentaneamente ho messo solo questo. Ne ho uno qua e uno qua. E sono favolosissimi. Questi, cioè, praticamente funzionano che voi spostate il bastoncino e rimettete il bastoncino. Li trovo veramente fighissimi. E niente, io in tutto ho speso 2 euro, 19 euro, però ho avuto anche 2 euro di sconto e adoro, perché a parte che io ho fatto l'ordine lunedì, oggi è il martedì dell'altra settimana, il sabato e domenica a quanto pare non consegnano, però sono felicissimo perché comunque gli ordini sono arrivati, è arrivato tutto. E poi sono stati molto veloci e poi sono veramente bellissimi, cioè non potete capire la mia felicità quando adesso andrò a farmi il Monroe. Quindi molto probabilmente nel video di giovedì, perché io pubblico ogni video nuovo il martedì, il giovedì e la domenica, mi vedrete già col piercing nuovo, ovvero il Monroe, che farò io da solo, vi ripeto. Per quanto riguarda le polemiche, non ti fare i piercing da solo, io il mio primo piercing da solo l'ho fatto a 13 anni, ora ne ho 25, l'esperienza ce l'ho, so come si fanno, perché una non è che deve contare se una cosa è sterilizzata o no, come dico, come ha detto questa famosa YouTuber che non voglio citare, ma si vede intanto dalle venature. Non bisogna prendere le venature, quindi quando voi fate un piercing dovete sapere dove andare a bucare, e io so dove andare a bucare, un po' come il piercing alla lingua. Il piercing alla lingua non si fa mai da sopra verso sotto, ma da sotto, che ci sono le venature, verso sopra. E poi comunque è tutto sterile, perché comunque sono sigillate ancora. Poi userò dei guanti, giustamente, e tutta l'attrezzatura che ci vuole.
E quindi niente, non voglio rotti coglioni su questo argomento perché comunque io li so fare. Gonfiera la parte normale perché gonfia per circa una settimana, è sempre un corpo esterno, come tutti i piercing che fate gonfiano. E non posso mettere il cerchietto per l'appunto perché sennò vi farà tutta la riga, diciamo, nel labbro. E noi non vogliamo queste cose. Quindi mi raccomando. Non fatevi voi da soli piercing a casa, andate da un pierced o da un tatuatore che comunque li faccia. Io niente, vi mando un mega bacio, ci vediamo giovedì con il mio piercing nuovo che lo farò di qua, la mia destra. E niente, vi mando un mega bacio, fate sapere se anche voi avete mai acquistato cose da Crazy Factory, io ordinerei sempre perché adoro. Vi ripeto, avevo pochissimi piercing e volevo riallargare questo perché io momentaneamente riesco a mettere, oh mio Dio, ve lo mostro, questo flash tunnel, diciamo, questo qua, però voglio riallargarlo un altro po', e poi adesso che ho anche le gommine mi verrà anche meglio, cioè vedete? Questo è il mio massimo momentaneamente. E poi penso che dovrei rifare anche la tinta perché stanno diventando verdi i miei capelli. Però no, forse prima voglio farci uno shampoo ancora. Quindi giovedì magari vedete dei capelli miei strani. Perché volevo vedere fino a che pastello mi può arrivare il colore. Perché comunque io adoro i capelli pastello. E niente, mi sono dilungato tantissimo. Adesso io prenderò la fotocamera e ve li rifaccio vedere velocemente. Aspettate che apro un po' qua per far entrare un po' di luce. Tanto la batteria ce l'abbiamo. Allora, questo è uno. Sì, me l'ha messo a fuoco. Dove cazzo sta? Vediamo così. Poi c'è questo qua. Il gli orecchini. Questo piercing. Io vorrei mettere la messa a fuoco, cioè, ma non capisco perché no. Non mi va. Proviamo a fare uno zoom. Mettiti a fuoco. Niente, non si mette a fuoco, ragazzi. Non ho che farci. Poi ho preso questo qua. Questo è strafigo, tutto quei brillantini. Vorrei provarlo subito. Questo ciondolo. Questo piercing. Cioè, ha voglia di piercing, così praticamente non comprerò più piercing per un po'. Queste cose, la pinza, mi viene di dire siringa. Altri flash tunnels, piercing, ago. E niente, questo è tutto quanto. Un po' di cose, dai, un po' di shopping lo abbiamo fatto per oggi. E niente, io vi mando un mega bacio. Fatemi vedere che capelli del cavolo ho. E ciao!